Ospitiamo i delegati della città di Zhengzhou, della provincia dell'Henan cinese, dopo essere stati accolti qualche mese fa da loro in occasione del forum sul turismo. Un'occasione per non solo portare avanti l'idea di uno scambio turistico, culturale, economico, ma anche per visitare i nostri luoghi della provincia di Cosenza, dal mare alla montagna e poi i nostri borghi, per continuare in quella che è la nostra idea di non solo di scambio turistico, ma anche immaginiamo di alcuni insediamenti produttivi da parte dei cinesi. Ci sono già dei progetti instaurati per una collaborazione economica? Allora, intanto c'è la volontà di portare qui dei turisti cinesi. La delegazione ha già avuto modo di apprezzare le nostre bellezze, il nostro artigianato, l'enogastronomia, al quale i cinesi sono molto interessati, e questo per loro è di grande interesse. E da lì poi costruiremo anche altri momenti e altre tappe importanti anche di crescita e di sviluppo del nostro territorio. Già da tempo la provincia di Cosenza ha iniziato una serie di scambi su tutto il territorio. Parliamo di patti di amicizia, di protocolli d'intesa. Abbiamo avviato attraverso un ufficio di internazionalizzazione una serie di scambi. Lo abbiamo fatto con tante altre città del Mediterraneo e poi da qualche mese anche con il mondo cinese, in virtù di una serie di rapporti che ci sono e di una serie di interessi che proprio quei territori hanno manifestato per la nostra provincia.